Grazie, allora un brevissimo flash sui mercati, quello che sta succedendo in questo momento. Volevo farvi vedere una chiusura ciclica in corso. Guardate un po' di nuovo intorno alla data del 20 maggio, siamo un po' prima, quindi attenzione, ma poi è un nuovo ciclo a 21 giorni. Ma di questa cosa che vedete anche qui sul grafico in sovraimpressione, quindi direttamente a schermo, ne parleremo nel webinar alle ore 18 di oggi. Trovate ancora il link in descrizione di questo video, però non ci sono più posti, ragazzi, ma se vi iscrivete in ogni caso ci sarà la possibilità poi di rivedere il webinar che parlerà del futuro dei mercati di Bitcoin, futuro da un punto di vista di trading e di analisi del grafico, quello che dobbiamo aspettarci e soprattutto come gestire l'eventuale posizione se il mercato effettivamente ha fatto un'inversione di trend di lungo periodo e quindi va cavalcato in un certo modo, oppure bisogna stare fortemente attenti. Quello che faremo nel webinar alle 18 sarà questo e chi è registrato, ragazzi, avremo la mail. Intanto ci sarà un accesso solo per purtroppo 100 persone al momento, sono più di 400 gli iscritti. Io vi ringrazio di cuore. Veramente una community che sta crescendo in maniera semplice, in maniera fantastica e soprattutto in maniera positiva per tutti quanti, quindi con atteggiamenti positivi anche nei commenti, propositivi da parte vostra, tantissimi utenti anche che sono gli utenti premium della Trading On Academy fanno di tutto nell'Academy, ragazzi, danno una mano, aggiungono valore, veramente bravi, bravi e grazie di cuore. Perciò io cercherò di dare questo webinar anche registrazione a tutti gli iscritti, manderò una mail penso dopo circa una settimana, mentre sarà disponibile in registrazione da subito per tutti gli abbonati alla Trading On Academy. Per gli altri che non potranno avere accesso, ragazzi, mi dispiace, vi manderò la registrazione entro una settimana, comunque con un link dove potrete vederla, la carichiamo da qualche parte e vi faccio vedere questa registrazione. Entro una settimana lo riceverete in ogni caso. Ma volevo dirvi questo perché se non riuscite ad accedere alle 18 è per questo motivo, quindi mi dispiace, ma più di questo non siamo riusciti a fare. La prossima volta cercherò di fare una live su YouTube. Al momento non mi aspettavo questo afflusso e quindi vi dico francamente ci ha un po' spiazzato. Questo è il grafico che vedremo e vi faccio un velocissimo briefing di aggiornamento per chi non sarà iscritto alla webinar, ed è perché poi insomma con loro ne parleremo per tutto il pomeriggio verso le 18, e questo è quello che sta succedendo su Bitcoin. Vedete questa fase di ribasso? Assolutamente attesa, ed è una fase di chiusura ciclica, ragazzi. Quanto durerà non lo sappiamo, perché sapete che le fasi cicliche possono anche durare un paio di giorni, 2 o 3 giorni, quindi potremmo avere anche un atteggiamento, vedete, come questo qui, mi riprendo i classici grafici, che magari può, diciamo, chiudere anche tra qualche giorno, anche qui, ragazzi, o un po' più in là, ok? Ma poi quello che ci interessa veramente per capire l'andamento di questo mercato sarà questa struttura temporale, cioè quella che va dalla 26 di maggio, 25-26 di maggio in poi. Questa zona qui, ragazzi, questa zona sarà ad altissima tensione. Ne parleremo con tutti nel webinar, ma poi ci sarà tempo, ragazzi, comunque in ogni caso, perché abbiamo le analisi del lunedì sul canale, eccetera. Ma guardate un po' quello che è successo anche su Ethereum. Era una cosa che vi avevo già accennato, vi avevo fatto vedere l'altra volta la possibilità della conferma della rottura della famosa resistenza che è avvenuta qui a quella 190, ragazzi, c'era anche l'altra resistenza, quindi due livelli d'ingresso che vi avevo indicato la scorsa settimana, lunedì per essere precisi, quindi non la scorsa settimana, sembra passato un tempo lunghissimo. Vi avevo indicato la rottura di 190, ma poi se proprio volevate stare un po' più tranquilli, un ingresso sulla forza era
era alla rottura dei 205, quindi esattamente qui confermato in close. Quindi primo livello era di ingresso qui, secondo qui, siamo già in ampissimo profitto. Tutto atteso anche per quanto riguarda Ethereum, ma anche per quanto riguarda Ethereum si avvicina una piccolissima scadenza temporale. Ci sarà un piccolo ribasso, ma poi soprattutto dopo cosa può accadere? Perché è vero che i cicli, ragazzi, quando chiudono, chiudono con una fase ribassista, ma poi ripartono. E attenzione, quello è quello che ci interessa, come ripartiranno e dove potranno andare, perché il futuro di questo mercato dipenderà molto anche da prossimo ciclo, dalla partenza del prossimo ciclo. Per tutti voi ci vediamo sul webinar, quelli che ci sono, io con gli altri invece ci rivediamo probabilmente venerdì, sabato con un prossimo video. Ciao!